Mister Lattanzi, è arrivata la seconda vittoria nell'arco di una settimana. Dopo la partita con la Folgore avevi detto che era importante soprattutto vincere. La vittoria è arrivata, ma è arrivata anche una prestazione molto positiva nel complesso da parte della tua squadra. Sicuramente oggi abbiamo fatto una gran bella gara, molto meglio di quello che avevamo fatto mercoledì. Quindi poi il risultato è venuto fuori proprio per l'ottima prestazione che abbiamo fatto. Credo che la partita non sia stata mai in discussione. Abbiamo creato tanto, sinceramente potevamo fare anche qualche gol in più, però non abbiamo sofferto più di tanto nemmeno con l'inferiorità numerica degli ultimi 20 minuti di gara. Quindi insomma una partita che dovevamo cercare di fare nel migliore dei modi e credo che ci siamo riusciti in pieno. Poi è venuto fuori anche il risultato, quindi siamo molto contenti perché questa, ne avevamo parlato, era una partita per noi determinante per la nostra classifica, era importante vincere, ci siamo riusciti, ce la godiamo tutta e ora ci prepariamo per la prossima trasferta. Un più 8 sul Grottammare, sicuramente un risultato molto positivo a questo punto della stagione, è ancora lunga comunque da qui alla fine, quindi vietato assolutamente distrarsi. Sì, la classifica per quanto riguarda i punti di vantaggio io non la guardo, ma la guardo soprattutto in questo momento per le squadre che magari ci precedono o sono dietro di noi soprattutto, quindi ripeto, era importante a livello di classifica vincere perché era una squadra che in questo momento è dietro di noi, poi 8 punti, 5, 6 in questo punto di campionato non contano ancora nulla, quindi la strada è lunga, dobbiamo stare coi piedi per terra e lavorare sempre con la massima intensità. Siamo con mister Pierangelo Fulgini, è arrivata una sconfitta per la tua Forza Impronese qui sul campo dell'Elvia Recina, complessivamente una buona prestazione da parte della tua squadra, qualche episodio a un certo punto poteva magari far ruotare la partita in maniera diversa per voi? Sì, adesso ripeto, dicevo prima che ai vostri colleghi è difficile commentare anche questa partita perché è nata subito male, abbiamo preso subito un gol su una mischia, poi ne abbiamo pareggiato, l'abbiamo rimessa un po' in sesto, sembrava un attimino che ci eravamo messi in carreggiata, abbiamo ripreso questo secondo gol su punizione, lo stesso avete visto poteva essere evitabile, poi il terzo l'abbiamo preso che secondo me era un po' viziato da fuorigioco, ma non deve essere un attenuante, però ecco, vediamo una stessa partita degli alti e dei bassi da parte della squadra mia, la squadra è giovane, però non posso dire che non si impegna, io sono da un mese qui con loro, ci stanno dando dentro forte, avrebbero bisogno, come ci ho sottolineato un attimino, di una partita dove riusciamo a fare un bel risultato, ci servirebbe come un siero di fiducia perché si svolti un attimino. Speriamo che adesso queste 10 partite che sono rimaste continuiamo a crescere e eliminare questi errori che un pochino si sono visti oggi perché vediamo dei buoni tratti da parte della mia squadra che sta bene in campo e ci mettiamo degli errori che alle volte in eccellenza li paghi come abbiamo visto molto caro, quindi ecco, speriamo che queste 10 partite riusciamo a eliminare un pochino di questi errori e che diamo una svolta a questo campionato. Si è alzata oggi l'asticella, diciamo, della salvezza diretta, continuate comunque a crederci perché la tua, come hai accennato tu, sembra una squadra che comunque continua a crescere, quindi l'obiettivo rimane credo sempre fissato sulla salvezza diretta. Certo, finché non c'è la matematica bisogna sempre crederci, e sarà difficile sicuramente, questo lo sapevamo già, sarà difficile ma finché c'è matematica dobbiamo crederci, finché c'è la possibilità di raggiungere il risultato dobbiamo fare il massimo sforzo per raggiungerlo, poi andando avanti vedremo se questa asticella riusciremo a saltarlo oppure dovremo ricorrere ai play-out. L'importante è che continui la crescita di questi ragazzi e che queste partite così importanti come quella di oggi, che era uno spareggio, ecco, le andiamo a giocare in futuro togliendo tutti quegli errori che abbiamo messo e quindi di conseguenza avere tante possibilità percentuali che si alzano di poterle anche fare nostre.